Ben ritrovati ragazzi, siamo di nuovo qui, oltre la curva del tempo, in un luogo immaginario della memoria, dove ripescare aneddoti e ricordi che ci raccontino i grandi campioni di Formula 1. In questo episodio parleremo di Clay Regazzoni, il pilota svizzero-italiano nato a Lugano il 5 settembre del 39. Pilota poliedrico, dopo un esordio in gioventù nel mondo del calcio, arriva alle corse a 24 anni. Sarà attivo anche nello sport prototipi, nella Indy e nell'Endurance. Per comprendere meglio il personaggio che sta dietro il pilota, mi rifarò alle parole di Enzo Ferrari, che descrisse così il nostro Clay Regazzoni: un viveur, un grande ballerino, un calciatore, un tennista e a tempo perso anche un pilota. Una battuta scherzosa sulla personalità a tutto tondo di Regazzoni. Clay è l'ospite d'onore per qualsiasi ricevimento mondano, è un vero playboy, un seduttore e anche un istrione. Anche Folghieri ne fece un ritratto pittoresco paragonandolo al suo compagno di squadra Lauda in Ferrari. Come Niki, anche Clay è un grande professionista, si impegna, è molto preciso nel lavoro, però la differenza è che quando finisce la giornata diventa come un operaio che, timbrando il cartellino, si dimentica completamente da quel momento di essere un pilota di Formula 1. In quel momento diventa Clay Regazzoni l'uomo, prende e va a far festa e fino al giorno dopo non si sa mai che fine avrà fatto. Ferrari, che teneva assolutamente all'incolumità dei suoi piloti, si arrabbiava spesso con Clay perché era refrattario alle regole. Gran Premio di Monza 1970. Regazzoni esordisce in Formula 1 nel 70 con Ferrari e diventa compagno di Jackie Hicks, sostituendo un altro pilota. Alla prima gara già riesce ad andare a punti e dopo solo i 4 Gran Premi riuscirà a portare a casa la vittoria nel Gran Premio di Monza. Il Gran Premio del 70 di Monza ha visto la morte durante le prove del pilota Joachim Rindt in testa alla classifica, che diventerà poi campione del mondo postumo. In segno di lutto solo un'altra Lotus sulle quattro parteciperà e sarà quella di Fittipaldi, mentre Hill sceglierà di rimanere fermo ai box. Regazzoni parte terzo dietro a Rodriguez e a X, il suo compagno di squadra, che però al 25esimo giro viene tradito dalla frizione. E da lì comincia una lotta con i grandi piloti, con Danny Hulme, con Stewart, e riuscirà poi a portare a casa una mitica vittoria. Pur avendo saltato i primi 4 Gran Premi, chiuderà la sua prima stagione in terza posizione nel Mondiale. Un grandissimo risultato. Un altro evento particolare è il Gran Premio di Indianapolis del 1977, dove corre con la Theodore Racing. In questa gara, che lo vede in rimonta dal 23esimo al 12esimo posto nell'arco dei primi 7 giri, Clay perde il controllo della vettura, che, finita sulla parte sporca del prato, si impenna contro delle barriere di legno e poi fa una piroetta capottandosi in un modo veramente terrificante. Uscito miracolosamente illeso da quell'incidente, Clay raccoglie in parte le lamiere della sua vettura distrutta un pezzo di motore. Entra in box reggendolo in braccio come fosse un bambino, si avvicina al capo meccanico, che è molto in ansia, e glielo porge come un regalo. Era il suo modo di stemperare la tensione durante certi avvenimenti che potevano essere anche tragici. Un uomo di spirito. Purtroppo per Clay la sua fortuna finirà nel 1980, quando con la sua Ensign a circa 270 all'ora va a sbattere contro la carcassa di una vettura incidentata lasciata in pista dai commissari, e da quel momento perderà l'uso delle gambe. Ma non è questa l'ultima immagine che voglio lasciare di Clay Regazzoni. Torniamo indietro di un anno al 79, quando, approdato per un anno in Williams, il nostro Clay andrà a fare un'impresa storica. Vincerà il primo Gran Premio in assoluto della scuderia e lo farà proprio nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il quarantenne Clay, vincendo il Gran Premio e stabilendo il giro veloce, torna a stupire il mondo delle corse. Sarà una grande stagione quella in Williams, paragonabile alla sua migliore, quella del 74, dove arrivò a soli 3 punti, secondo nel mondiale, dietro ad Emerson Fittipaldi. Purtroppo nel 1980, senza nessuna ragione, Williams non confermerà il nostro Clay Regazzoni e gli preferirà Carlos Reutemann, lo stesso pilota che gli aveva portato via il sedile in Ferrari qualche anno prima. Sebbene Regazzoni abbia solo sfiorato una volta il titolo mondiale e non sia mai diventato campione, resta uno di quei piloti iconici, quelle presenze in Formula 1 che hanno fatto bene a questo sport.
un uomo di spirito, un guascone, un playboy e anche un pilota. Grazie di essere stati con noi, se vi va ci ritroveremo ancora qui, oltre la curva del tempo. E se per caso non vi foste già iscritti, magari iscrivetevi, che non fa male alla salute.